Siamo attardate all'ingresso del Faber Lab, una fabbrica delle meraviglie, un laboratorio di innovazione al servizio dell'impresa. Allora, facciamo irruzione, perché è dal 2014 che esiste questa realtà, che è anche molto accogliente, uno spazio bello, ampio, molto molto luminoso, in cui c'è gente al lavoro che noi immancabilmente stiamo disturbando. Faber Lab nasce sulla base di una felice intuizione dell'associazione artigiani, di Confartigianato, che capì l'importanza di innovare l'impresa prima che si parlasse di Industria 4.0. Il responsabile Faber Lab che ci accoglie, Davide Baldi, che buongiorno, saluto. Benvenuto. Ben trovato, e subito troviamo una piccola sorpresa. Ve l'avevamo già raccontata nel periodo di Natale, però guardate come sono carini. Davide, in che cosa consiste? Questa è la prima produzione 100% made in Faber Lab. Abbiamo voluto per fine anno, giusto per il Natale, lanciare dei piccoli modellini in 3D totalmente personalizzabili, utili per i mestieri artigiani, dai più tradizionali ai più innovativi. Questo è già un indizio importante, perché Faber Lab, fin dalla denominazione, fa innovazione, quindi guarda al futuro, alle nuove tecnologie, però non dimentica le radici passate. Quindi noi vediamo che c'è il muratore, il carpentiere, c'è l'idraulico, c'è la segretaria, tutto ciò che è mestiere manuale per eccellenza. Oddio, c'è anche un giornalista, ma questo è tutto un altro discorso. Sembra quasi il gioco trova l'intruso, il giornalista. Ma no, dai, anche i giornalisti alla fine è un mestiere importante, quindi abbiamo voluto celebrare anche questo mondo, anche se non è propriamente artigiano, ma ha un ruolo importante, quindi siamo aperti a tutti i mestieri in realtà. E adesso andiamo a visitare, proprio grazie al dottor Baldi, il cuore pulsante del Faber Lab, che è dove materialmente queste creazioni vengono realizzate. Naturalmente qui si tratta anche di un aspetto ludico, cioè sono dei simboli, sono anche dei pupazzi, dei soprammobili, quasi dei giocattoli, quindi significativi ma anche divertenti. Dopodiché di là si lavora per l'impresa. C'è la produzione vera per le imprese, si va oltre la parte ludica, simpatica, si va nel lavoro vero del Faber Lab. E allora andiamo a visitarlo insieme. Ed eccoci all'interno del laboratorio vero e proprio, con persone che stiamo disturbando perché lavorano. Davide, qui che cosa succede materialmente? Qui facciamo le produzioni, partiamo dalla progettazione, quindi le aziende ci possono chiedere di fare o prodotti nuovi o rimodellare esistenti o sistemare semplicemente file per renderli stampabili, e poi andiamo a produrre direttamente. Questa è la prima stampante che vedete qua, è una stampante a resine, con varie tipologie di materiali, funziona per, sono resine fotosensibili che polimerizzano tramite un raggio laser, e facciamo da materiali flessibili, rigidi, trasparenti, resistenti al calore, per vari tipi di applicazioni. Parliamo sempre di fase prototipale, noi lavoriamo sul prototipo. Quindi un'impresa può avere anche solo un'intuizione, sì, e prima di fare investimenti importanti e comprare un'apparecchiatura può testarla qui da voi. Esatto. Noi fondamentalmente lavoriamo nella fase idea praticamente. L'impresa ha un'idea o deve mettere a punto un processo, un prodotto suo, gli mancavano dei pezzi, viene qua e assieme realizziamo i componenti. Gli andiamo incontro come consulenza anche per scegliere la tecnologia ideale di stampa 3D o non solo di stampa 3D. A volte ci capita di coinvolgere altri artigiani per fare dei pezzi che non possiamo fare noi con la stampa 3D. Quindi chiamiamo anche una rete con i nostri artigiani per risolvere i problemi di un'altra azienda. Altra macchina, beh, questa è decisamente più imponente. Questo è un taglio laser. È un taglio laser che permette di realizzare, qua si lavora su 2D invece, quindi di realizzare modelli su varie superfici, legno, MDF, cartone banalmente, quindi permette di tagliare e realizzare in 2D le proprie idee, le proprie disegni. Più o meno oggi quanti imprenditori avete soddisfatto, accontentato, sentito? Noi ogni anno, l'anno scorso abbiamo fatto appena adesso un bilancio, sono 150 le aziende che sono venute da noi, hanno chiesto la nostra collaborazione, dalle piccole alle grandi, a anche qualche privato. E poi mi ricordo, cosa positiva nell'ottica della formazione, nell'ottica dell'alternanza scuola-lavoro, qui un imprenditore può anche conoscere un giovane. Sì,
Qua noi abbiamo delle collaborazioni stabili con delle scuole che vengono periodicamente a dispiegare le nuove tecnologie, la stampa 3D, oppure un imprenditore può venire qua e chiedere un aiuto a trovare persone competenti del settore innovativo, praticamente. E lo può trovare. E andiamo alla conclusione ideale, che è questo piccolo, simpatico, ma molto molto significativo dinosauro, un tirannosauro per l'esattezza, in cartone riciclato. Che cosa sta a significare? Questo è quello che abbiamo scelto essere il live motive del 2019. Un po' forte, abbiamo voluto calcare la mano dicendo un messaggio chiaro: non estinguerti, pensa a innovarti, cioè vieni al FaberLab. Perché dopo un 2018 che ha avuto come impatto sul mondo dell'economia grandi investimenti sulle macchine, cioè Industria 4.0 ha sicuramente aiutato le aziende a rinnovare il parco macchine, adesso riteniamo sia il momento di investire sulle competenze e sul analizzare la tua produzione. Cioè, hai messo delle macchine nuove, hai una marea di dati che ti arriva in azienda, ecco, è ora di mettersi lì, analizzarle e cercare di migliorare i cicli produttivi. L'investimento della macchina da solo non basta a risolvere e a migliorare l'azienda, è un primo passaggio. Grazie Davide Baldi, grazie per questo tour all'interno del FaberLab di Tradate, a tutti coloro che si stanno dando da fare e quali adesso togliamo il disturbo. Grazie a tutti voi per l'attenzione. Okay.